Buongiorno a tutti, Natura Wild. Che cos'è questo? Che cos'è? E questo è un Edulis. Un Edulis di castagno. Quota 700-800 metri. Si iniziano a vedere, la gente è salita al faggio, nelle buche di castagno in basso, dove c'è più umido. Ci sono i lasciti. Ma che lasciti? Oggi si vedono. Ciao a tutti. Siamo scesi, fatalità, un altro, questo addirittura nel tagliato, sempre Edulis. Tommy, lo posso prendere? Vai, vai. E Tommy si porta a casa due funghetti, così quando va al lavoro, allora li metto insieme a quell'altro, al fresco. Un altro Edulis, bello, gli Edulis di castagno, fantastici. Una bella fungaia di Edulis. Eccole qua. Uno. Questa è una nascita. Un altro bel edulissone. Guarda, va, belli. Ma proprio padelloni, ragazzi, perché la gente è salita e ovviamente quelli che hanno lasciato sotto piccoli sono cresciuti e noi si viene a fare pulizia, ma è una signora pulizia. Boletus estivalis. Ti ho detto una vista. Hanno bisogno di meno acqua, gli Edulis sono grossi, dell'acqua passata, gli estatini sono imbuttati addirittura alcune nascite. Guardate che funghi che sono questi. Questi l'ha trovato il padrone di casa. Quando si va a funghi non si scappa a destra e a sinistra, si rimane col padrone di casa. Guardate che coppiolina che ha trovato il padroncino. Guardate che coppiolina. Poi dice, ma vicino alla coppiola non è che ci sarà un Edulis un pochino più grosso. Eccolo lì. Guarda, qui si è trovato la duplice. Tieni, padroncino. Guarda. E qui, capito? L'Edulis invece si sviluppa di più. Anzi, vi faccio proprio vedere la differenza tra un Edulis e uno stafaiolo. Lo stafaiolo ha il cappello camosciato. E l'Edulis ha sempre la cuticola viscida, untuosa. L'Edulis è in crescita, lo stafaiolo è di nascita al castagno. Qui due nascite, una qua. Vedete, ci sono questi legni, tengono l'umido. Un altro qua, di nascita sempre. E questi, il padroncino mi ha detto, me li copri? Certo, perché lui li viene a riprendere, anche sai che si fa, gli si dà un goccino d'acqua. Vedi, la gente urla, noi invece non si urla, si va pianino tutti insieme, non siamo urlatori. Ciao. Oh. Oh. Oggi siamo venuti castagno tagliato, qui addirittura c'è un faggio di bassa quota, perché qui siamo sugli 800 metri, quindi qui si mescola il castagno, è bellissimo. E un altro Edulis veramente meraviglioso. È un posto bellissimo, ci sono dei funghi straordinari che ormai sono andati in crescita. Uno qua e quest'altro. Dimela! Sì? E quest'altro. Dei funghi veramente notevoli. A dopo. Come sempre, le parti basse sono le più umide. Quindi, finita la buttata, bisogna cercare le parti umide. Prima fanno allo scoperto e poi dopo, qui siamo sul fosso e il fungo viene a nascere proprio vicino alle felci, le zone umide, e si può trovare questi pezzi veramente belli. Ciao a tutti. Ragazzi, siamo una squadra bellissima e qualcosa di emozionante, perché guardate che cosa c'è qui in questo muschio. Ragazzi, lo posso cavare io? Va libero. Ragazzi, qui si va alla cava. Ma questo è duro da levare. Aspetta, Tommy, tieni questi intanto di funghi. Giusto così. Senti questo. Questo è leggerino, è un fungo. Questo c'ha poca consistenza. È proprio da friggere. Allora, ora si prova, ragazza, a levare questo, Anzi, che mi riprendi te? Così tu mi fai vedere. Allora, intanto gli si dà questo, poi gli si dà questo qua. Guarda me, funghetti, ma te lo Tommy. Guarda. Grazie. E questo mi sa che è quasi, questo è un estatino. Ora se guardate che si fa,
sentite, c'è anche il rumore, senti. Toc. Guardate. Guardate, questa è una barca. Che bellezza. Allora, qui c'è il comignolo, vedi? Questa è una barca. Questa porta gli immigrati. Questa è una barca, no. Guarda, mettili qui, guarda, c'è suo fratello, guarda, mettili qui, vai. Mettili lì. No, bisogna trovare un altro cesto più che altro. Io ora faccio in quel modo. Madonna, ti riempio una gerla. Certo. No, ma che tempo? Ma che tempo? No. Ci siamo spostati dal castagno al faggio e abbiamo trovato Medulis. Onestati, non lo so. Vai un po', prendilo, cavalo un po', Dario. Cavalo un po'. Guarda il funghettino è questo. Guarda il funghettino è questo, Dario. Perfetto. Dove siamo? Dove sono le macchine, Dario? Guarda un po'. Vanno tutti in su. Oh, guarda c'è le macchine parcheggiate lì, Dario. Ce ne sono una cinquantina. Guarda. E qui siamo su un fiume. Guarda, c'è le macchine parcheggiate lì, ragazzi. Guarda che bella macchina. Guarda qua che l'altro. Guarda quest'altro, eh. E gli ho detto, ragazzi, la gente la va tutta di là. La gente la va tutta di là. C'è le macchine parcheggiate a un metro e funghi qui, guarda. E funghi qui di caratello. Perché e le macchine le so lì. E sono andate tutti di là. Le ragazze, ve l'ho già spiegata questa regola. Tre, ma di caratello. Di caratello? No. Guarda i funghini! Aspetta, esce, tu c'è il sole contro. Guarda i funghini! Hai visto la regola della macchina? Eh? La regola del. Vanno tutti di là, è una regola, eh! Questo è come quello che si è trovato. Non so. No, guardate. Ma vedete sì. Hai visto? Il nottolo, il babbo le segue, gli manca il gambo, poverino. C'ha problemi il gambo. Guarda il babbo, questa è la nave però di faggio. La nave di faggio? Sì. Ovviamente quando si comincia a salire sulla veridicità dell'Edulis a queste quote non c'è più dubbio, questo è proprio il classico Edulis bastardo, moccicone, settembrino, come lo chiamate, di scarpata di faggio, proprio classico, classicone. Sono meno profumati, però per dire, noi oggi abbiamo fatto quelli di castagno, li mescoliamo, questi danno la croccantezza e quelli di castagno danno il profumo. Questo, sentite, fa anche scrocca, senti? Crocchi. La bellezza di questo fungo rispetto alle Stivalis è che il cappello rimane a volte molto più piccolo rispetto al gambo cilindrico e infatti, vedete, sono funghi importanti. Ciao a tutti. Capito, siamo qui, si parla al telefono e poi si trova queste cosine qui, capito cosa? Ho capito, subito la taipirina a 37,5. Cioè, ragazzi, buone. Questo non è un fungo ribaltato, è un fungo cresciuto al contrario. Buone. Cioè, qui c'è la cappella e sopra c'è il gambo. Cioè, guardate, Io non avevo mai visto una cosa del genere. Cioè, guardate. C'è il marito. Cioè, guardate. Guardate che fungo è questo. Il fungo tazza. No, che emozione. No, ragazzi, guardate che bellezza. Boletus edulis, vedete la differenza? Al centro è scuro, via via che va verso il margine del cappello si schiarisce, la classica riga bianca sul margine, il reticolo chiaro e il gambo ingrossato alla base. Boletus edulis. Andiamo a vedere che fungo è. Guarda Tommy, questo è un signor fungo, eh? Eh? Questo è un signor fungo, Bello, bravo, bello. Sì, questo è bello. Proprio, sì. Questo è veramente un fungo classico edulis di montagna, reticolo chiaro, spugne che tende un po' a ingiallire, margine chiaro e al centro va a scurire. Al contrario dell'estatino
che è più con colore al cappello, in gambo. Ciao a tutti. È difficile anche da vedere. Boletus pinopulus, primo porcino rosso dell'anno. Si riconosce ovviamente la cuticola rossa con questa pruina caratteristica dei Boletus pinopulus. Il fungo più bello di tutte e quattro le specie, in assoluto. Non il più saporito, ma sicuramente il più bello, perché non viene mai larvato, difficilmente viene larvato, e quindi è un fungo sicuramente sano e particolare, perché la carne è bianca, latte. È veramente un fungo eccezionale. Ma poi guardate, ragazzi, attaccato alla radice del faggio, Boletus pinopulus. Ora per levarlo sarà il balocco della giornata, Darione? Sì. Questo l'ha trovato Dario. Dario ha trovato il primo rosso della stagione. Ciao a tutti. Mi hanno dato l'onore, ragazzi. Allora, qui c'è un bel edulis. Guarda un bel edulis, questo nottolino lo si mette qui, eh. Questa è la barca, ma è la barca, la zattera. Questa è la scialuppa di salvataggio, vedi? Scialuppa di salvataggio. Invece questo, guardate che bombolottino. Senti? Aspetta, senti? Senti come suona? Senti, 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 no! Ragazzi, che sono funghi questi? Ragazzi, guarda, no, 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 l'estatino, no, l'estatino, rosso sotto. Ragazzi, ci sta l'estatino anche, l'estatino, come ti ha fatto te prima, ti ha detto, abbiamo girato il fungo, no, ragazzi, no, fa vedere un altro bombolottino, no, guarda, la natura in diretta, no, 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 ma dai, che mai che ti dici, mai che tu dici, mai che... Ma che tu dici? Dario, ma che tu dici? Questi li girai al contrario, tra l'altro io. Davvero? Io mi metto qui. Guarda, io mi metto così. Guarda. Ah. Cavo? Guarda, io sono fermo qui che ti guardo con tutta la natura che ci... Ma il tuo l'altro l'ha da cogliere? No, ho capito, ragazzi, ma il mio l'è da cogliere. Ma ti rendi conto? Io partivo da casa per questi due... Allora, mi diceva Stefano, guarda che ho trovato lassù. Io gli avrei detto, io vengo su, me ne fai trovare due uguali. No. Ti rendi conto? Ragazzi, tre! Raga, non sono appoggiati, Non sono appoggiati, no. Sono nati proprio in questo modo. No, vabbè. Tommy, no, vabbè. Ma allora dillo. No, no, sono due. Questa è la cappella, vedi, all'aspettato. No, ma allora dillo. Che aspetta. Non su, No, no, guarda sotto il che... Ma è tutto bianco sotto, guarda il lavoro. No, infinito. Guarda il lavoro. Ragazzi, questo è il fungo infinito. Questi sono funghi infiniti. No, sono attaccati, bellissimo, è una coppiola. Cerca di tirarla tutta insieme. Non la rompere, È una mega coppiola cresciuta. È una coppiola, wow. È una coppiola. Lo sai? No, è una coppiola. Bello, Dio buono. No, ragazzi, fermo. Che suona? Bello, Dio. Guarda che coppiola è questa. No, vabbè. Loro li trovano i funghi, ma anche io li trovo i funghi, Io li trovo i funghi. Li trovo anch'io, i funghi. Cioè, guardate quest'edulis. Guardate quest'edulis. Guardate questo missile di pieno faggio in scarpata. Cioè, guardate che lavori. Pieno faggio, un missile da paura. Un missile da paura. Allora, ragazzi, Dario dice, ah sì, Pepi, tu la trovavo grosso? Vabbè, io te ne trovo due. Pam e Pam. Perché il secondo mi ha detto, lei è un po' più piccino. In effetti questo l'è brutto. Questo l'è proprio un fungaccio, ragazzi. Ragazzi, è finita. Ragazzi, non faccio più video perché se non se ne esce. Cioè, vabbè. Oh, raga, comunque anche non si è scherzato, si è fatto una baulata. Bravo. Questa è una Ford Kuga, Non è una Mini. Anche noi siamo in tre.